La provincia di Catanzaro ha ottenuto finanziamenti per 10 milioni. Assoverato incontro dal titolo Il controllo del territorio come lotta alla criminalità organizzata. Convegno dell'Ayus Club Soverato versante ionico delle serre sul primo soccorso, in particolare a scuola. Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. 8 batterie da 100 colpi, un'altra da 150 e un mortaio e il materiale pirotecnico che i carabinieri di Francica hanno trovato nei locali pertinenti al santuario di Maria Santissima della Cattolica a Mileto nel corso di una perquisizione effettuata in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza religiosa. L'intervento dei militari, scattato dopo alcune deflagrazioni udite a distanza, è servito ad evitare incidenti perché nella sacrestia del santuario è stata praticamente scoperta una sorta di riserva di artifici pirotecnici detenuti illegalmente e di dubbia provenienza. Il materiale esplodente è destinato ai fuochi d'artificio che avrebbero dovuto concludere i festeggiamenti in possesso del comitato organizzatore è risultato privo di autorizzazioni. Nessuno ha poi saputo fornire indicazioni circa la provenienza, per cui il priore del comitato Festa della Madonna Santissima della Cattolica è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione. Gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria impegnati nel dispositivo Atena nel controllo del centro della città hanno arrestato un reggino di 48 anni a R, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento ai danni di più negozi di Corso Garibaldi. È stato un cittadino a segnalare la presenza di un soggetto intento a sferrare calci contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. L'uomo è stato fermato dagli agenti mentre tentava di allontanarsi portando con sé un registratore di cassa. Scuole e strade, due ok importanti alle richieste di finanziamento promosse dalla provincia di Catanzaro, sono arrivati a vantaggio di settori strategici, lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della provincia. Il primo via libera si aggiunge, lo ha disposto la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, che ha accordato la richiesta di finanziamento di 2.300.000 euro per la sistemazione di strade che a seguito dei danni subiti con l'alluvione dell'ottobre scorso necessitano di interventi manutentivi. Il secondo che è arrivato dalla Regione Calabria e consentirà alla provincia di Catanzaro di procedere all'adeguamento sismico dell'ETC Grimaldi di Catanzaro, 4 milioni di euro, e dell'operazione di demolizione e costruzione dell'ETI Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale, 3 milioni e mezzo di euro. In totale la provincia settori viabilità ed edilizia scolastica guidati da Floriano Siniscalco ha ottenuto 9 milioni e 800 mila euro di finanziamenti che saranno utilizzati per dare risposte risolutive a problematiche presenti sul territorio. Ci muoviamo su ogni fronte tempestivamente con grande energia, ha detto il presidente Sergio Abramo, perché i finanziamenti che è possibile ottenere non vadano persi. E si è svolto presso la sala consiliare del comune di Soverato un incontro dal titolo Il controllo del territorio come lotta alla criminalità organizzata. Vediamo con il prossimo servizio. La sala consiliare Bruno Manti di Soverato si apre un importante incontro sul tema controllo del territorio e lotta alla criminalità organizzata. Avvocato Fabrizio Costarella, presidente del Circolo Anno Zero di Fratelli d'Italia, penso che sia un tema a voi caro e sul quale state spendendo molto. Sì, è sicuramente un tema caro a qualunque meridionale. Noi però vogliamo dare una lettura diversa del concetto di controllo del territorio. Non un controllo del territorio soltanto, diciamo, militare o di polizia, ma un controllo del territorio economico-sociale. La sfida di oggi non è acquisire un controllo militare del territorio che appartiene sicuramente allo Stato. Non siamo nelle condizioni di assistere a guerre tra bande, per fortuna ancora. La partita oggi si gioca sul recupero del controllo del territorio economico-sociale, cioè nel evitare che frange intere della popolazione siano attirate dal percorso criminale.
e invece rientrano nel percorso di società civile di produzione di benessere lecito. E questa mi sembra che sia proprio la strada percorsa da Fratelli d'Italia, quindi voi cercate un ragionamento culturale invece, non so, di andare a inaugurare commissariati a Corleone o fare manifestazioni in piazza. Francamente non ha senso, così come non ha senso una legislazione che si basa sulla paura. L'ultima riforma, quella della legittima difesa, ho sentito le dichiarazioni anche da esponenti di spicco del governo che dicevano ora rapinare è il mestiere più difficile del mondo. Non si può delegare al privato cittadino la difesa della collettività e neanche la difesa dell'individuo. L'ordinamento serve perché il cittadino non faccia ricorso alla violenza. Il famoso brocardo ne cives ad arma ruant. Noi dobbiamo invece dare sicurezza alla collettività, non in generare insicurezza per poi fargli digerire riforme legislative spesso liberticide. Lo Stato deve essere più presente, non delegare al cittadino la difesa. E quindi da questo incontro, perché quando si parla poi bisogna anche dare una continuità di fatti, cosa ne verrà fuori? Noi siamo un piccolo circolo di una piccola realtà, di un piccolo paese del Meridione. Lanceremo sicuramente delle idee, delle proposte. Quello che deve passare è sicuramente la voglia di cambiare passo, la voglia di cambiare mentalità. Un cambiamento di mentalità diffuso è il miglior antidoto contro la criminalità. A moderare il dibattito l'avvocato Giuseppe Grande, presidente del Circolo Audentes di Montepaone. In un momento in cui la politica si fa sui blog, via internet, ha un senso avere ancora dei circoli dove magari ci si incontra di persone? Certamente. Il circolo, a nostro parere, è il fulcro principale dell'attività politica. Noi attraverso il circolo ci confrontiamo con le persone, ne parliamo, ci confrontiamo anche con chi non la pensa come noi, per trovare delle sintesi, in particolar modo a livello territoriale, dove è molto importante fare politica, dove è molto importante avvicinarsi alle necessità delle persone comuni, che attraverso l'internet, attraverso i blog, attraverso qualsiasi altra forma virtuale non è proprio possibile. Il controllo del territorio fa venire un po' di paura a chi teme, oddio, ora mi vengono i poliziotti sotto casa, ma non penso sia questo lo spirito e il tema in discussione. Assolutamente, il nostro spirito è tutt'altro che militarizzare il territorio, militarizzare i paesi, è rendere contezza, cioè rendere edotte le persone delle problematiche esistenti e invogliarli a un civismo più importante per cercare in qualche modo insieme con le forze dell'ordine, con la gente, di trovare delle soluzioni a problemi che comunque ci riguardano molto da vicino. E lei, da avvocato e da uomo politico, come considera il fatto che da anni vinciamo battaglie contro la criminalità organizzata, però questa guerra continua a durare? Il problema è che forse non c'è stata ancora una linea di congiunzione, cioè ci sono le battaglie, vengono vinte, però poi il tutto si ferma lì, non c'è un dopo. Quello che vogliamo augurarci di fare, non solo adesso in Calabria ma anche in Europa, è proprio quello di trovare un modo per congiungere le varie battaglie che stiamo svolgendo quotidianamente per poi arrivare ad un trionfo anche sulle criminalità organizzate, certamente. Quindi un progetto a largo respiro, a lungo raggio. Sì, un progetto a lungo raggio che vuole avere proprio il suo disegno di immagine finale proprio in Europa. Quando si parla di controllo del territorio e c'è l'esercito, ci si spaventa, ma il volto e la figura del generale Pasquale Martinello e soprattutto il ruolo dei militari rassicura tranquillamente tutti noi. Insomma, controllo del territorio sì, ma solo contro chi delinque. Certamente, evidente. E l'esercito non ha la sua funzione principale nel controllo del territorio. L'esercito ha la funzione principale, quella di difendere i confini, ma è evidente che, così come tutti fanno i buoni fratelli, quando c'è bisogno dà una mano anche alle forze di polizia e alle forze dell'ordine per sopperire a qualche carenza organica, soprattutto nelle occasioni di crisi.
Generale, l'esercito è però sempre visto con grande amore dal popolo. Come fate ad avere le armi e a farvi volere bene? Ma questo da sempre, non soltanto oggi. Sì, ma è perché siamo figli del popolo, veniamo dal popolo, siamo popolo italiano. Quindi riconosciamo nelle nostre fratelli le qualità morali e di carattere e loro ci contraccambiano con il loro sorriso. Ordine, disciplina, ma applicabile poi nella realtà quotidiana e sociale. Qual è la ricetta? La ricetta è difficile, forse facile l'avrebbero già fatto. È difficile perché ognuno di noi sente di poter essere protagonista, magari non sempre è vero, però ecco che ognuno vorrebbe operare nell'ambito delle sue ambienti. E qualche volta però bisogna, come dire, limitare la propria libertà a favore degli altri. E allora, noi ci apprestiamo ad ascoltarvi, quale messaggio trasmetterà oggi nel suo intervento? La mafia si può combattere, si deve combattere con le forze di polizia, aiutata dall'esercito, ma aiutata da tutti quanti noi altri. Presenza importante a questo incontro di Fratelli d'Italia, l'onorevole Vandaferro. Controllo del territorio nella lotta contro la criminalità organizzata. E lei è proprio nella commissione antimafia. E devo dire intanto un incontro molto bello, un esordio anche con la guida del circolo da parte del dottore Costarella, che ci ha sicuramente gratificato insieme al percorso fatto con Gianni Marrapodi, che mi affiancherà ben presto in altro esecutivo. Oggi parliamo di legalità e sicurezza, un tema che sta molto a cuore a Fratelli Italia, per il quale stiamo lavorando non soltanto nell'antimafia, nel combattere quelle che sono le mafie tradizionalmente conosciute, ma con una battaglia che ci siamo intestati e che oggi, da che nessuno ci ascoltava, oggi tutti ci stanno dando ragione, quella della mafia nigeriana piuttosto che delle mafie straniere. A questo si aggiunge anche la legge che abbiamo voluto inasprire sul voto di scambio politico mafioso, nella consapevolezza che la classe dirigente va scelta bene, che le pene devono essere aspre per chi in qualche modo riesce soltanto ad avere questo bacino di voti che in qualche modo corrode il nostro territorio e la nostra economia. Dobbiamo dare mezzi e strumenti alle forze armate, alle forze dell'ordine, investire perché i cittadini ci chiedono sicurezza. E oltre che controllo, quello è il tema del convegno, ma Fratelli d'Italia è presente sul territorio, c'è una sala piena e sono vari circoli che sono qui ad aspettarla. Beh, devo dire, stiamo ripercorrendo veramente un percorso di 80 comuni per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, quindi mi fa molto piacere la presenza dei tanti circoli in un territorio come il Basso Ionio, a me particolarmente caro, nella città di Soverato, credo che sia di buon auspicio per il nostro futuro, non solo come Fratelli d'Italia, ma come calabresi innanzitutto. Anche perché voi siete presenti tutto l'anno o solo nel periodo elettorale? E beh, io sto venendo da Napoli, ma comunque siamo presenti 365 giorni l'anno, ahimè, devo dire adesso magari solo il fine settimana quando non ci sono i lavori alla Camera dei Deputati, ma grazie a Dio il partito non è fatto da una sola persona, da tanti dirigenti, da tanti militanti che stanno molto spesso meno sotto le luci della ribalta, ma che ci gratificano con il lavoro e che rimangono dei punti di riferimento per i cittadini. Noi non possiamo fare altro che ringraziarla, l'abbiamo catturata al volo e la disponibilità di Vandaferro ormai è rinomata. Sono io che ringrazio sempre Soverato 1 perché mi ha dato sempre la possibilità di entrare nella casa delle persone e soprattutto di dire quello che è il mio pensiero. Presso la sala delle conferenze dell'Istituto Tecnico per Geometri Malafarina di Soverato si è tenuto un importante convegno sul primo soccorso, in particolare a scuola. L'iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Soverato, versante ionico delle Serre. Vediamo. Il Lions Club Soverato versante ionico delle Serre organizza un service sul primo soccorso, in particolare a scuola. Una perla di questo service è la presenza del professor Ciro Indolfi, ordinario di cardiologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro, che è un uomo che salva le vite. Innanzitutto la prima domanda è: che sensazione si prova a salvare le vite umane? Ma insomma... Poi magari ad avere la laringite. Sì, questo mi scuso per la voce. È sicuramente il nostro lavoro è bellissimo, soprattutto quando siamo in grado di fare, come lei ha detto, qualche cosa di straordinario, cioè di salvare una vita umana. Questo, devo dire, ci ripaga
per tante insoddisfazioni che noi abbiamo, soprattutto per un sistema che non ci segue, per una sanità, come sappiamo, che ha diverse pecche, per quello che è un sistema sud della sanità. Noi abbiamo una questione meridionale anche per la sanità. E sicuramente quello che noi facciamo tutti i giorni quando riusciamo, e soprattutto parliamo di stent, parliamo di infarti acuti, parliamo di pazienti che hanno aritmie fatali che possono essere restituiti alla vita di tutti i giorni. Sì, è veramente una professione che non ha uguali. Professore, oggi pronto soccorso, quindi prevenzione, prima di arrivare, mi perdoni, da lei a essere operato, si può prevenire e salvare delle vite in prima battuta, possiamo dire così? Sicuramente sì, la sfida futura della medicina sarà quella di promuovere il benessere, non sarà quello, la sfida non sarà quella di curare meglio le malattie. Oggi, soprattutto nel campo delle malattie del cuore, abbiamo raggiunto una grande perfezione. Penso che noi potremo aggiungere poco. Oggi gli stent vengono messi bene, gli impianti di pacemaker, le valvole hanno raggiunto una grande technicality, come si dice, una parte tecnologica molto elevata. Quindi è difficile pensare che la medicina avrà ancora un miglioramento per quanto riguarda la cura. E un'altra presenza importante è quella del dottor Zurzolo, che, mi perdoni l'imprecisione, ma è responsabile del pronto soccorso, lo chiamo io da utente di Soverato. E lì è una trincea, ma una trincea dove si vincono le battaglie, il pronto soccorso di Soverato. Certo, i pronto soccorsi sono il biglietto da visita e d'ingresso di un ospedale. È ovvio che se il pronto soccorso funziona in un certo modo, tutto l'ospedale ne trae beneficio. E il lavoro del pronto soccorso è un lavoro particolarissimo, per cui tutti i medici d'emergenza non vediamo i pazienti, li vediamo in quel momento e dobbiamo in breve decidere cosa fare. Io però sono del parere che un bravo medico di pronto soccorso deve spendere anche, come diceva il professor Indolfi, un periodo della sua vita anche fuori da quella che è la sua realtà. Infatti anche io ho lavorato all'estero per diverso tempo e devo dire che l'esperienza che ho avuto all'estero l'ho riportata qua con, diciamo, penso, buoni risultati. E oggi siete qui in una scuola insieme ai Lions a parlare in sostanza di prevenzione, perché si può fare molto anche prima di arrivare al pronto soccorso in casi di difficoltà. Certo, e in modo particolare per quanto riguarda quello che è l'argomento di cui parliamo oggi, gli arresti cardiaci e l'uso del TEA, perché questa cultura che è molto sviluppata nei paesi anglosassoni dovrebbe essere sviluppata sempre di più in Italia, perché permette di salvare vite. In pratica usare il TEA è semplicissimo, lo può usare anche un non addetto ai lavori, perché è automatico, fa la diagnosi lui e lui scarica e salva la vita. Il nostro compito è semplicemente del non addetto ai lavori è usarlo e mettere le placche, poi il resto lo fa tutto lui, quindi è molto importante. Tra i relatori anche il dottor Giuseppe Antonio Pipicelli, che parlerà dell'uso del defibrillatore, questo sconosciuto che tanto spaventa noi uomini della strada, abbiamo paura di usarlo. Il problema appunto è questo, che chi non conosce un attrezzo o un dispositivo ha paura di usarlo. E come vedremo adesso, il defibrillatore è uno strumento così semplice e quando, come dico sempre quando facciamo i corsi, io ho più difficoltà a usare il tostapane a casa mia e non il defibrillatore semiautomatico, perché appunto è semiautomatico, ti parla, è un apparecchio che parla e ti indica passo passo quello che bisogna fare, quindi è di una semplicità estrema. Il problema è che non c'è la cultura di saperlo usare. Dottore, lei è anche Lion e come Lion state lavorando per dire tante cose ai ragazzi, tra cui anche quelle, le notizie sul pronto soccorso.
Guarda, il problema di fondo è questo. Spesso quando noi facciamo i corsi, una delle domande che faccio alla fine del corso è di vedere quante persone hanno la patente di guida. Il 100% alza la mano. Io quello che non riesco a capire è perché a 18 anni tutti quanti abbiamo la patente e non si può fare lo stesso con il brevetto di BLSD. Noi riusciremmo ad avere sul territorio tanti di quei soccorritori che potrebbero salvare tante di quelle vite, perché se aspettiamo solo l'arrivo dei soccorsi specializzati, vi posso assicurare che non ce la faremo mai a salvare nessuna vita umana. Il professor Indolfi ci parlava dei suoi collaboratori, noi ne abbiamo qui una giovane, bravissima e anche bella, il che non guasta, dottoressa Isabella Leo. Di cosa parlerete oggi in questo convegno dei Lions? Grazie intanto per i complimenti, sì, faccio parte dello staff del professor Indolfi e oggi parleremo di morte cardiaca improvvisa. È un argomento che molto spesso non, diciamo, si vede come lontano da quella che può essere la popolazione generale, invece riusciremo proprio ad analizzare come questo ci tocchi in prima persona e quali possono essere gli accorgimenti per evitare quanto più possibile la morte cardiaca improvvisa e nel momento in cui si dovesse manifestare un arresto cardiaco, come riuscire a fronteggiarlo. Dottoressa, è più importante dare queste comunicazioni, insegnare in questo caso ai giovani o poi intervenire? Forse dal suo punto di vista lei, dottoressa, e quindi vorrà intervenire, però anche la comunicazione è fondamentale. La comunicazione è essenziale in questo caso, perché ne tratteremo poi più avanti in maniera dettagliata durante il congresso, è importantissimo riuscire a diffondere quanto più possibile l'utilità di saper intervenire, di essere pronti in questi casi, e faremo vedere come non serve essere laureati in medicina o avere delle particolari competenze, quanto più che altro mettere la buona volontà e il lanciarsi anche in queste cose. Un'ultimissima battuta, lei lavora col professor Indolfi e quindi già il curriculum è eccezionale, ma è un cervello che resterà qui in Italia o la perderemo? No, si spera sempre di rimanere nel proprio paese e nella propria terra, perché sono comunque calabrese pur avendo studiato fuori. Vediamo. Il presidente della settima circoscrizione, Felice Raso Costabile, è presente come sempre a tutte le manifestazioni dei Lions. Oggi si parla di pronto soccorso. Sì, allora buongiorno. Oggi si parla proprio di un primo soccorso che può essere esercitato nelle nostre, diciamo, comunità scolastiche. E questa è un'iniziativa che sicuramente porge in modo utile delle giornate di educazione e formazione sulle quali i Lions come associazione di servizio si propongono di divulgare e di sostenere per quanto riguarda le comunità e i territori nei quali normalmente, ecco, si ritrovano insediati o esercitano quelle loro attività chiamate service. Quindi oggi credo che sia per questi ragazzi di un istituto tecnico che probabilmente farà anche utile recuperare un'esperienza concreta qual è quella dell'uso del defibrillatore. Quindi ci auguriamo che questo nostro impegno dia veramente dei risultati e possa sensibilizzare e proporre, ecco, cioè una capacità di reazione utile in caso di emergenze. Quindi grazie ai Lions. I Lions che sono organizzati, come tutti ben sappiamo, in club, poi ci sono le zone, poi ci sono le circoscrizioni, il distretto. Lei da presidente di circoscrizione è contento che i suoi club operino in sinergia? Oggi il service è organizzato da due club insieme. Sì, questo è un auspicio sul quale noi abbiamo puntato molto, cioè quello di avere l'opportunità che più di un club condivida l'esperienza, ecco, di un impegno che riguardi eventi, che riguardi comunque insomma delle condizioni anche di convegnistica, affinché proprio ci sia l'interazione tra i club ma anche una maggiore rete sul territorio e quindi un'azione più decisiva che sicuramente ha quel feedback, quel ritorno utile anche per gli stessi club che omologheranno le loro capacità, considerando che alcuni club sono un pochino più formati e anche, diciamo, di numero più sostenuto, quindi hanno tesorerie e attività che possono meglio esprimere. Per cui il club più piccolo o meno, diciamo così, strutturato
grazie a queste situazioni si omologa ai livelli di qualità standard che i Lions dovrebbe avere. La nostra settima circoscrizione, che ricopre quella territorialità che è l'ex provincia di Catanzaro, sicuramente quest'anno ha offerto molto ai territori. Questo indirettamente ci fa capire che la nostra regione ha proprio molte carenze e grazie alle associazioni, per quello che è possibile, ecco, cerchiamo di supportare le istituzioni. E per lo sport calcio, vittoria in casa del Montepaone contro la Villese, il servizio. E ancora Fiorentino che ha un po' alzato il baricentro della propria azione, tocca per Doria, lancio verso Procopio, arriva Marco Voci solo davanti al portiere, Marco Voci, è ancora lui su una palla che ha tagliato la difesa avversaria, colpo di testa, Domenico Fabio per Mellace che recupera, gli ruba palla quasi per un attimo il numero 8 Sciarrone, però ancora il Montepaone sulla destra, Ienco si sovrappone Doria, riceve la palla, entra in aria, mette la palla in mezzo e il tocco è Salvatore Procopio che di giustezza al 18° dopo un'ottima azione di Doria in combinazione con Rocco Ienco, quindi la catena di sinistra. Ed eccoci qua, è l'ultima volta che facciamo un'intervista e noi andiamo a fare lo spogliatoio del Montepaone. Mister Pisano, l'abbiamo disturbata per tante giornate, la disturbiamo ora nello spogliatoio. È stato un bel campionato, oggi una bella vittoria, però oggi hanno giocato ragazzi del 2003, praticamente potrebbero essere nostri figli. Sì, non è la prima volta che giocano, perché abbiamo già fatto esordire diversi 2003, Procopio, Sanzo, Todaro, hanno giocato già altre partite, oggi ha fatto l'esordio Riso, è in promozione, sono molto contento di tutto quello che abbiamo fatto durante il campionato, bisogna fare solo i complimenti a questi ragazzi perché hanno fatto veramente una grandissima stagione, la ritengo una delle migliori perché comunque è un campionato importante come la promozione, qualcuno all'inizio magari ci credeva in difficoltà per una partenza a rilento, invece poi fortunatamente grazie all'impegno di questi ragazzi siamo riusciti a fare un grosso campionato. E quindi merito a tutti, 42 punti, promozione in un girone difficile e stiamo già pensando all'anno prossimo, ci prendiamo un po' di vacanze? No, non è assolutamente il momento per pensare all'anno prossimo, vedremo quello che ci riserverà il futuro tutti quanti, sicuramente era importante concludere e chiudere un cerchio con tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, partendo da alcuni campionati molto difficili che abbiamo fatto, coronati l'anno scorso da una grandissima stagione. Quest'anno la ritengo alla stessa altezza dell'anno scorso perché non era facile assolutamente con un gruppo così giovane riuscire a salvarsi con largo anticipo e esprimere comunque secondo me un buon calcio. Quindi sono molto contento e soddisfatto e ci sarà tempo per pensare al prossimo anno. E mister Massimo Scevola è una di quelle persone che è un piacere intervistare, oltre che per competenze calcistiche, anche per caratteristiche umane. Oggi avete perso, ma non avete demeritato. In 11, perdendo anche un giocatore per infortunio, avete retto. Forse tutto merito di Cotroneo. Direi che oggi per noi era importante venire a chiudere il campionato in bellezza dopo tanti sacrifici fatti durante l'anno per arrivare alla salvezza tranquilla. La mia contentezza è oggi che ho fatto esordire un 2004 Sciarrone e che è andato anche abbastanza bene. E non si è visto che era 2004, ha giocato con personalità. Effettivamente sì, sono d'accordo con voi. È un ragazzino che credo che lavorando con abnegazione e con serietà tranquillamente può dire la sua man mano che va avanti in questo calcio che è sempre più difficile. E la Villese rimane in promozione, è una città, Villa San Giovanni, che merita anche altro, però la promozione in questo momento è un ottimo risultato. Ma diciamo che Villa San Giovanni come bacino d'utenza meriterebbe qualcosa in più, ma lei mi insegna che purtroppo oggi il calcio dilettante è diventato un grosso problema a livello di mantenerlo, perché si è cambiato tutto nel calcio, perché ormai sti ragazzi che vanno a giocare in promozione eccellenza chiedono rimborsi spese che poi alla fine non possono essere mantenute effettivamente dalla società. Bisognerebbe cambiare un po' tutto e rivedere un po' tutto. Grazie e complimenti, perché abbiamo notato delle disposizioni tattiche, due linee molto unite, i giocatori che si muovevano, che facevano capire che in panchina c'era chi ci pensava. Grazie, grazie del complimento, è un piacere riceverlo e vi ringrazio e mi fa piacere che
gente come voi segue il calcio dilettante, perché abbiamo tutti bisogno di avere delle emittenti importanti e delle persone competenti come voi. Grazie. Bene, con questo è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Vi rimando alle prossime edizioni targate Soverato 1. Arrivederci.